Carico Addisti, buonasera, eccoci ancora qua per vedere un attimino ancora di più di preparazione per il Triton 404x4. Eccoci qua al nostro mezzo, siamo andati avanti. E una piccola chicca, per una questione di sicurezza. MV Agusta, spettacolo. Siamo in ristrutturazione anche dell'MV Agusta. Allora, Triton 400, questo nostro Triton 400 è veramente pieno di ogni tipo di optional, poi lo illustreremo in altri articoli tecnici, per cui vi mostriamo dove abbiamo dovuto mettere lo stacco massa. Lo stacco massa è un interruttorino, si lega o al polso o io sinceramente personalmente preferisco le cinghie dei pantaloni da cross, e quando uno casca, essendo legato alla cinghia, il cordino tira, tacca e stacca la clips. Staccando la clips, lo stacco massa effettua il collegamento. In questo caso noi lo attacchiamo a negativo per non avere alcun tipo di problemi, quindi è semplicemente collegato a negativo telaio, e il filo dello stacco massa, l'altro filo, uno telaio, il secondo, quando avviene il collegamento, va a finire al segnale del captatore, che sull'access è il filo con il colore blu che esce dalla centralina. Poi mettete un rubafili, ovviamente di abbastanza grande, un rubafili della 3M bluetto, ha la dimensione giusta per il filo del captatore che arriva in centralina. Rubate praticamente, inserite il capo corda del filo che arriva dallo stacco massa nella via chiusa del rubafili. Il filo blu lo inserite nella via aperta. Chiudete la clips in alluminio in modo da mettere in contatto i due fili, e poi chiudete la clips in plastica per rendere ermetico il vostro rubafili. Fatelo proprio prima scusatemi, proprio dopo la connessione del cavo blu, del cavo azzurro della centralina, che tra l'altro lo riconoscete perché è l'unico che ha una connessione in rame, non arriva direttamente alla centralina, ma una connessione in rame tipo portafusibili di una volta, tanto per intenderci. Prendete, inserite lo stacco massa a questo filo blu, praticamente voi buttate il negativo al segnale che arriva dal captatore, che in questo caso sull'access dà un segnale negativo, dà un impulso negativo. Voi buttate sempre il negativo, la centralina diventa cieca, quindi non è più in grado di leggere quando l'albero passa nella posizione giusta per dare lo scocchio alla candela, e quindi di conseguenza il quad si spegne. Giustamente direte voi: cavolo, Fero, splendido, 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 ma chi ce lo dice a noi che non ti stai inventando tutto? E avete ragione. E allora proviamo, sempre che parta. Axo partito, bello alto, minimo, abbiamo l'aria tirata e tiriamo, spento. Ovviamente collegando lo stacco massa in questo modo non avete problemi, anche se il quadro resta acceso, perché in pratica è semplicemente la centralina non legge più quando era scocchia la candela. Quindi lasciate stare bobina, lasciate stare quant'altro il resto, lasciate stare di aprire i carter del variatore, andate direttamente, questo ve lo diciamo per esperienza, su quel filettino azzurrino che esce dalla centralina e si collega. Se invece voleste mettere lo stacco massa su un altro quad, come vedete, dall'alternatore escono solitamente 5 fili, 3 gialli e 2 di un altro colore. Gli altri 2 di un altro colore sono i fili del captatore. Quindi basta che buttate, uno porta il segnale, l'altro è il segnale di ritorno che va in centralina. Su uno non otterrete risultato, solitamente sull'altro otterrete risultato. Nell'eventualità alcuni mezzi possono avere il captatore che viene attivato con il positivo, ma è un positivo da 1,2 volte, è un positivo comunque a un'alimentazione bassissima centralina, quindi anche eseguire un corto non crea problemi al motore. È ovvio che non potete tenere in quel caso il quadro aperto con lo stacco massa disinserito.
Sul Triton Access invece non c'è problema, perché il captatore invia un segnale negativo, quindi in questo modo non eseguite alcun corto, non c'è alcuna dispersione nell'impianto e lo potete utilizzare anche come un ottimo antifurto, perché non è possibile accendere il quad senza inserire lo spinotto dello stacco massa, e sicuramente un ladro, se nascondete un po' lo stacco massa, non arriva più ad avere questa interpretazione dell'accensione. Signori, dal Fiero, squadracorsequadisti.it, una soluzione per lo stacco massa. Un saluto.